Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete per una nuova puntata del format e che mi manga. Oggi andrò a parlare di un manga tra virgolette atipico, dove saranno uniti tre mondi in un solo manga, tratto da uno dei più famosi videogiochi, soprattutto al momento, con l'uscita del terzo capitolo della serie. Vi andrò a parlare di Kingdom Hearts, Kingdom Hearts della Square Enix, Disney Planet Manga e vabbè, è Disney Planet. La storia e i disegni sono di Shiramano. Il manga parla delle storie di Sora, insieme ai suoi amici Riku e Kairi, che si imbattono nei vari mondi Disney e nonno. A scappare dagli Heartless e sconfiggerli prima che vengano rinchiusi tutti i mondi. Tutti i vari mondi. Loro dal loro piccolo villaggio partono con una zattera e si ritrovano in uno dei mondi di questo mega universo Disney. Si imbatteranno anche con i personaggi di Final Fantasy e ci saranno tante avventure dove tra personaggi Disney, personaggi di Final Fantasy e questi nuovi personaggi di Sora, Kairi e Riku ci racconteranno le loro avventure. Qua vediamo il mondo della Sirenetta, Aladdin e tanto altro. Ok, lasciando stare che diciamo è il momento giusto per parlare di Kingdom Hearts, dato l'uscita del nuovo capitolo, come avevo detto all'inizio, del nuovo videogioco. La Panini Comics ha fatto una confezione dove sono rinchiuse sia i quattro numeri della prima serie di Kingdom Hearts, sia diciamo il filler che unisce il numero 1 con il numero 2 di Kingdom Hearts, che si chiama Chain of Memories. Ogni volume costa 4,50 euro, come vi ho detto, edito dalla Panini Comics. Shiramano è lo scrittore e il disegnatore dei manga, di tutti e sei manga. Allora, partiamo dalla storia. Quindi, come vi ho detto, quei nostri diciamo tre eroi, che poi alla fine sono due, perché il terzo, che sarebbe Riku, subito scompare e fa la parte dell'antagonista, che poi vedremo che è stato plagiato da Ansem, che dovrebbe essere un personaggio di Final Fantasy. Ok. A me piace, cioè questo manga io l'ho letto soprattutto perché è unito al mondo Disney, perché onestamente e personalmente Final Fantasy a me non mi ha mai ispirato, nemmeno interessato più di tanto. Conosco i personaggi principali come Cid, come Leon, come Claude, però niente di che. Anche in questi sei fumetti vi parlo onestamente di Final Fantasy, tranne qualche apparizione quasi futile, niente di che. È però più incentrato tra la storia di Sora e i suoi amici con i mondi Disney. La storia Sora, nella storia viene accompagnato da Paperino e Pippo alla ricerca del re, che è scomparso. Il mondo è infestato, i vari mondi sono infestati dagli Heartless, che vogliono chiudere i mondi e unire
i cuori delle varie principesse per creare l'oscurità. O in questa oscurità viene catturato, come ho anticipato, il co-protagonista, e ci sta uno scontro, vari scontri tra di loro nei vari mondi Disney. Allora, punti a favore del manga, come avevo creato pure qui da noi un quiz sulla Disney, è proprio questo, il fatto di unire, casomai, per la nuova generazione che non è abituato o non conosce proprio il mondo Disney, riuscire a far conoscere il mondo Disney anche alla nuova generazione, grazie all'aiuto dei videogame, che ovviamente fanno parte. Io da ragazzino ci giocavo a tutti, soprattutto combattimento o Crash Bandicoot, i vari giochi di piattaforma, come si dice, i platform, no? Come Super Mario Bros, ovviamente dalla Nintendo in poi, i GTR come Final Fantasy non mi sono mai piaciuti, però questo discorso a parte. Per il fatto di unire la Disney a un gioco attuale è molto bello. Tratta quasi tantissimi mondi, ci sta Pinocchio, c'è Alice nel Paese delle Meraviglie, o la Sirenetta, Bella e la Bestia, Aladdin, veramente ce ne sono tantissimi. Oh, e poi ci sta la complicità di questo duo molto particolare, che però fa scompisciare dalle risate, veramente assai simpaticissimi, Paperino soprattutto. Geniale, geniale, un sacco di gag simpatiche, accompagnano nel viaggio anche Chip e Chop e il Grillo Parlante, che da parte sua fa il narratore. Piccola curiosità, grazie a questo fumetto ho letto, perché ci sono delle varie note alla fine di ogni volume, ci sono delle varie note, varie curiosità. A proposito del Grillo Parlante, ho scoperto che nella storia originale, proprio quella scritta da Collodi, del Grillo Parlante muore subito. Non è il Grillo Parlante che poi viene riscritto e riadattato da Walt Disney. E questa è una cosa simpatica che anch'io di vecchia generazione non sapevo, anche se era uno dei miei personaggi preferiti, ma mai come il genio. Che qua pure il genio fa la sua, come Ade. Ah, c'è pure il mondo di Hercules e Ade, un sacco di scenette simpatiche. Comunque, lasciando stare tutto, il manga non è niente di più. Cioè, è una simpatica e sfiziosa avventura da far leggere. Oh, ok, più o meno i lettori, sì, sono i bambini. Cioè, o chi vuole leggere avventure dei propri personaggi, nel senso che se uno è amante di Final Fantasy è ovvio che si può leggere tranquillamente Kingdom Hearts e affacciarsi negli altri mondi, sia dei manga sia della Disney. Lo stesso vale per chi ama il mondo Disney, così si affaccia al mondo dei videogame e al mondo dei manga. E infine il mondo dei manga, per introdurre al mondo dei videogame e al mondo Disney. Perciò è bella questa, diciamo, questo triangolo che unisce tre punti che sembrano distanti, però sono molto vicini, perché alla fine tutti e tre hanno in comune l'hobby e la fantasia, soprattutto la fantasia. Perciò, come lettura semplice, ci sta, lo consiglio. Diversamente da Chain of Memory, che sarebbe il filler, come ho detto, che unisce l'uno col due, però che si può leggere anche solamente questi due volumi. Lo dice all'inizio, c'è una piccola prefazione all'inizio, però ve lo posso assicurare anch'io. Comunque questi due non tolgono niente agli altri quattro. Ma giusto per farvi capire, in queste due pagine c'è
un riassunto, ovviamente molto stretto, diciamo che mancano solo le avventure dei singoli personaggi della Disney, però qua dentro ci sono i quattro volumi che vi ho appena raccontato in quelle due pagine, c'è proprio il riassunto che forse lo spiega meglio. Allora, prima di passare qua, è perché mi è venuto in mente proprio per la catena della memoria che loro entrano nel mondo della Disney proprio nella storia che noi conosciamo, alterandola e alla fine non cambiando il finale, però aggiungendosi o aggiungendo la presenza di Sora e dei suoi amici. E questa è una cosa sfiziosa. Detto qua, questi due fumetti invece mi sono piaciuti di più, perché la storia è molto più piena, molto più polposa, ecco. Diciamo che forse, no, vabbè, i disegni, noi possiamo, non lo so perché mi hanno, forse è la storia che bello, lui e Leon, figo, questo personaggio me lo ricordo dal ciondolo, c'era un mio amico. Perciò vi volevo dire che questi due volumi mi sono piaciuti più degli altri. Qua esce pure una nuova organizzazione che si chiama organizzazione, giuro, un'organizzazione che si chiama l'organizzazione. Mi sono andato a documentare e niente, hanno inventato questa organizzazione solo per il videogioco, non è stato preso da altri mondi. Credevo che faceva parte del mondo di Final Fantasy, di un altro videogame, invece no, è stato creato solo per il videogioco Kingdom Hearts. Ho da aggiungere che la storia è molto sfiziosa, perché sfrutta molto, come si può dire, è molto più intrigante la storia, non è scorrevole, viaggia tra le memorie del protagonista o dei protagonisti, sbalzando da un universo all'altro. Comunque sì, ci sta, ve lo consiglio. L'unica cosa che non mi è piaciuta abbastanza di questi fumetti, che la prima versione è lettura occidentale, mentre poi la seconda è lettura manga, anche se sono tutte e due, diciamo, scritti per essere manga, perché come se leggete all'inizio il manga ufficiale del tratto al videogioco di culto, perciò essendo un manga, purtroppo, perché io alla fine non è che mi dà fastidio, però comunque è particolare leggere un manga all'italiano, ormai sono abituato a leggerli tutti come si dovrebbero leggere, come la loro natura li ha creati, mentre questi regolo alla giapponese. Però voglio dire, prima di vari commenti, che questa scelta è stata data dal Giappone, non è stata l'Italia a creare questa distinzione. In Giappone sono usciti così e l'Italia li ha solo riprodotti, come diciamo la casa editrice ha fatto. Comunque è un fumetto leggibile, facile da leggere, sfizioso. Lo consiglio veramente a tutti i ragazzi dagli 8 ai 18 anni, non inclusi ovviamente nella categoria che ho appena detto, perciò ovviamente io che ne tengo 30, che mi piace la Disney, vabbè 34 di poco, però ne ho circa 30 che mi amo la Disney, questo fumetto mi è piaciuto, perché poi viaggia proprio all'interno, come vi ho detto, delle storie che noi conosciamo. E niente, raga, quindi questo è il manga di cui volevo parlare. Spero che vi ha dato l'input per andarvelo a leggere o a cercarlo nelle vostre fumetterie.
Vi ricordo che la Panini ha appena stampato una confezione che è proprio così. Sono tutti 6 volumi. Detto questo, fatemi sapere nei commenti cosa me ne è sembrato del manga. Se ho sbagliato il nome di qualche personaggio di Final Fantasy che non conosco. Com'è il gioco? Io purtroppo non ci ho mai giocato, sia per motivi di data, perché che cosa è uscito? Sì, è uscito secondo me post 2000, perciò purtroppo avevo già lasciato i videogiochi in quel momento. Secondo me prima o poi ci giocherò, perché secondo me è un gioco che mi piacerebbe, a meno solo perché ci sta il mondo Disney, poi è da vedere. Detto questo, like, iscrizione al canale, richieste nei commenti, in descrizione trovate tutti i link dove ci potete contattare. Possiamo salutarli? Sora sembra con Sora e la sua banda, con il mondo Disney e il mondo della Square Enix e dal nonno della rete. Un grande saluto, ciao, alla prossima!